Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'Angolo del Game nel mondo di Formula 1 Benvenuti a Formula 2014. 1 2014. Anche lui ve l'ha detto, eh. Allora, quante email! 30 marzo, allora questi sono i risultati dell'ultima gara. È stato emozionante vederti superare il traguardo e salire sul podio in Malesia. I ragazzi della scuderia erano entusiasti. Lavorano sodo per fornirti la vettura perfetta tutte le settimane ed è stato bello vedere tutto il duro lavoro ripagato. Dopo la gara in Malesia abbiamo studiato l'usura dei tuoi pneumatici, finalmente, basandoci anche sui dati ottenuti dai tecnici al quartiere generale. I risultati dell'analisi indicano che consumiamo le gomme troppo velocemente rispetto ai nostri avversari. I tecnici stanno valutando il problema e dovrebbero fornirci presto qualche soluzione, finalmente. I responsabili della scuderia utilizzano numerosi metodi per stabilire la qualità delle tue prestazioni nel corso del campionato. Uno di questi metodi è confrontare i tuoi risultati con quelli del tuo compagno di squadra. Devi assolutamente battere Fernando Alonso in qualifica e in gara nelle prossime gare. Nel corso dei prossimi Gran Premi ti invierò informazioni che ti saranno utili per capire come te la stai cavando in questa sfida interna alla scuderia. Puoi comunque trovare le stesse informazioni nei box. Bahrain, qui, è elevata la temperatura. Abbiamo parlato con Fernando Alonso a proposito del percorso a Reims e abbiamo deciso di adottare un approccio aggressivo riguardo ai nuovi componenti. La fabbrica li invierà molto velocemente, ma il rischio che possano guastarsi è molto elevato. Potremmo comunque rivedere la nostra strategia nel corso della stagione. Centro carriera, le notizie già lette, classifiche. Allora, io sono il secondo miglior pilota al mondo insieme con Rosberg. Mentre la Ferrari è al secondo posto a livello mondiale dietro la Infiniti Red Bull Racing. Bene. Allora, io direi che possiamo andare alla prossima sessione. Un po' di dati. Bahrain International Circuit. Mi aspettavo qualche agente dello Shield qui, visto che quasi tutta la serie ruota intorno a, cioè, tutta la serie Agents of Shield, la storia di un personaggio ruota tutta intorno al Bahrain. Ma vabbè. Allora, scendi in pista dai box, come le volte scorse, così faccio un giro completo per iniziare a studiare il tracciato. I pneumatici sono diversi questa volta. Sono parecchi box. Ok. Speriamo che siano pneumatici migliori questa volta. Ma soprattutto che mi permettano di guidare al meglio.
per esempio di recuperare velocità quando deve essere. Attivato il DRS. Bene, ho cambiato telecamera. Voglio capire con quale telecamera mi trovo meglio. Questa curva è tremenda. Preso male la curva. E là! Kobayashi, nella precedente gara, cioè, non ci siamo mai incrociati. Forse era partito lì nella, con l'astronave di Star Trek. Ok. Cos'è questo rosso che lampeggia? Indica il freno? Le gomme hanno la temperatura giusta. Thank you.
Ok, tra un po' ti lamenterai per il carburante, penso. No? Ah, questa telecamera proprio non mi piace. Poi voglio provare a guidare con questa. Ottava marcia. E qui va sempre fuori. Alonso secondo. Cioè, io continuo le prove finché non mi dice che devo rientrare ai box perché il carburante. Però sta, ogni tanto sta scattando. Ah, sta scattando perché ho dimenticato di attivare. Ho messo il processore in basso consumo.
Dai. Alonso è terzo. Ok, benissimo. Si torna ai box. Ho fatto un bel po' di giri. Ehi là, salve. Ah, non stavi guardando me. Bene. Un attimo soltanto che sistemo il processore. Ok. Forse dovremmo scendere in pista, non c'è traffico al momento. Problema tecnico. Il software di registrazione non è riconosciuto da F1 nel 2014, quindi non mi permette di premere il pulsante per mettere in pausa la registrazione. Non so cosa abbiate visto mentre io sistemavo il processore, ma vabbè. Vediamo se Hamilton riesce a migliorare il tempo, ma finché resta nel box non ci può proprio provare. Alonso pure è nel box. Hamilton vuole ripartire. Ok, facciamo ripartire il tempo, un po' più veloce. Ok, vediamo gli altri piloti qua giù. Ok, io vado 6 giri quindi. Ok, il tempo sta per scadere. Ultimi 10 minuti. Termina, quindi hai
hai tempo per effettuare solo un paio di giri. Cosa significa dentro? Non c'è più tempo. Come è andata, dai. Lo so che dovrei... Cioè, allora... Hai conquistato il primo posto, ottimo lavoro. Non sappiamo con quanto carburante sono scese in pista le altre vetture, ma le tue prove libere sono andate decisamente bene. Eccole qua. Prosegui. Adesso c'è la prima sezione di tre di qualificazione. Nel Bahrain mi devo qualificare. Cercare la pole position, che non mi assicura di vincere, abbiamo capito la volta scorsa. Però se mi hanno migliorato i pneumatici, magari adesso riesco a guidare meglio. Giro lanciato, così sono già a buon punto del percorso. Ok. Niente, è difficile quella curva. Adesso ce n'è un'altra. Che per qualche ragione invece riesco. Ops. Il paletto. Ok, aperto. Perché è così larga? Vai. Per ora ci siamo, quindi. Il giro più veloce è tuo, congratulazioni. Ottimo. Ammazza! Ti volevo sorpassare, non ti sei lasciato sorpassare. Dove stanno i box? Perché a questo punto mi conviene rientrare ai box. Anche se sto facendo un buon tempo. Ahia, questa curva. Eccomi.
traffico in pista, quasi tutte le vetture sono uscite dai box. Vediamo un po' di informazioni. Attento, ora si applicano le regole del park fermé. Ah. Qui puoi saltare le sessioni, utile se vuoi passare direttamente alla successiva. Che... Ah! Di Alonso non si sa ancora niente, va bene. Morbidi assicurano un'aderenza molto elevata sull'asciutto, ma si usurano velocemente. Ogni vettura deve usare sia le gomme dure che quelle morbide durante gare asciutte di durata uguale o superiore al 25%. I duri offrono un'aderenza media sull'asciutto, ma si usurano meno di quelli morbidi. Ogni vettura deve usare sia le gomme dure che quelle morbide durante gare asciutte di durata uguale o superiore al 25%. I termedi forniscono un'aderenza soddisfacente quando il circuito non è asciutto né completamente bagnato. Se questi pneumatici vengono usati in condizioni di asciutto, si usurano velocemente, da bagnato adatti a gare bagnate, su circuito umido ma non bagnato. I pneumatici si deteriorano mentre si surriscaldano sull'asciutto. Attraverso le zone bagnate del circuito per raffreddare i pneumatici in attesa del cambio gomme. Oh, è riuscito a finire bene. Allora, vediamo un po'. Sono sempre primo, quindi portiamo avanti il tempo. Sembra che qualcuno non mi butti fuori dalla... Io resto davanti, Alonso secondo. Mancano 5 minuti alla fine della sessione. Oh, scusa, stavi parlando. Basta, non c'è più tempo. Ho fatto un giro. Io... Bene, mi sono... possiamo accedere alla seconda sessione di qualifiche. Entrambi. Benissimo. Un giro, ho fatto tutto. Prosegui, dai che adesso devo andare nella qualifica successiva, vediamo un po' com'è il tempo. Ecco il volante, ok, niente pioggia, posizione attuale quarto, scendi in pista. Il giro lanciato, così si riesco con un solo giro a qualificarmi. Benissimo. Thank you.
Ok. Basta, finito questo giro, rientro. Hai appena stabilito il giro più veloce, ottimo lavoro. Sbaglio o sono 3 secondi in meno rispetto a prima? Quindi mi hanno migliorato le... perché avranno portato modifiche all'auto dai box. E tendenzialmente stavo guidando meglio nel giro precedente. Pneumatici posteriori sembrano freddi, prova a riscaldarli. Veramente adesso voglio uscire e passare alla fase successiva il prima possibile. Ogni tanto lo colpisco. Ok, sono rientrato. Quelli che toccano i pneumatici devono indossare i guanti perché saranno sicuramente bollenti, anche se la guida ci dice che sono freddi. Ok, 27 gradi, sono in prima posizione con un Fai netto attenzione, al distacco. momento ci sono molti piloti in pista. Nessuno che riesce a battere quel tempo? Tra 5 minuti la sessione termina, quindi hai tempo per effettuare solo un paio di giri. Che non voglio proprio fare. Ok. Siamo nella Q3, ottimo lavoro. Ho corso con i morbidi. Quindi con i pneumatici morbidi faccio un tempo migliore. Bene. Allora, dovendomi assicurare, scusa, se mi devo assicurare la pole position, vado con pneumatici morbidi in questo giro. Ah, sono già selezionati, ok. Allora, in pista, giro lanciato, vediamo se nel primo giro già mi aggiudico la pole position. Perché deve uscire quando arriva su quella curva?
fantastico, hai fatto segnare il giro più veloce. Potevo fare un tempo migliore da 1.38. Niente. Si trova al secondo posto. Benissimo. Scaldare le gomme, scalda le gomme. Avrei migliorato il tempo, però... Ho tagliato. Giro annullato. Ok. Vediamo con i tempi come va adesso. Ah, c'è scritto male sulla macchina, quindi la macchina va male. Con l'H in mezzo però, eh. Male. Ok, vediamo un po' come va. Mancano 5 minuti alla fine della sessione. Potrebbero raggiungermi senza problemi, eh. E Hamilton infatti è a pochissima distanza, però ormai il tempo sta scadendo, quindi... Pole position, congratulazioni, hai guidato alla grande. Ora devi ripeterti in gara. Ok, Fernando Alonso è quarto. Si va? Allora, ho raggiunto l'obiettivo. Ok, allora domani ci sarà la gara vera e propria. Ciao a tutti!